Oggi vi propongo una ricetta che prende un po' leggermente ispirazione dalle seppie piselli, ma andremo a trattare la seppia a crudo, quindi non andiamo a cuocere. I piselli verranno sbollentati e poi andremo a realizzare questo che è un grasso di prosciutto sciolto. Vi spiego come si fa, perché ci vuole un po' di tempo. Andiamo a recuperare dal prosciutto soltanto la parte bianca, quindi soltanto il grasso. Cerchiamo di eliminare la parte più esterna dove c'è la cotenna. Quindi ho ottenuto dei pezzi come questo, viene messo in infusione sottovuoto con pari peso di olio di semi, per 100 g di grasso di prosciutto, 100 g di olio di semi. Lo teniamo o in un bagno termostatico o in un forno a vapore, in infusione dalle 5 alle 6 ore in base alla quantità, a 78 gradi. Fatto quello, viene versato, quindi viene fatto decantare. Ci sarà una divisione delle masse, quindi una massa più pesante che andrà sotto e la parte più liquida che andrà in alto. Si recupera la parte liquida, che è questa, viene emulsionata con un frullatore e la si può tenere in un frigorifero tranquillamente, diventa un grasso per una cottura o per condire. Quindi, fatta questa cosa, vado a sbollentare i piselli in acqua, li vado a sbollentare e poi andrò a spelare dalla parte esterna. Fatto quello, andrò a condirli con dell'olio extravergine di oliva, del sale. Ora passo alla seppia, già pulita, la vado ad aprire, la asciugo per bene con della carta. Ora con un coltello ben affilato andiamo a fare una sorta di spaghetti. Ok, questa quantità per un piatto basta. Vado a inserire in una boule il grasso di prosciutto e dell'aceto affumicato. Vado a emulsionare. Ora prendo le seppie, le inserisco nel condimento, le vado a condire come fosse una pasta. Ultimo passaggio, piselli decorticati praticamente, li andiamo a condire con dell'olio extravergine di oliva. Quindi ho tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento. Quindi prendo la seppia, vado a fare un nido come fossero degli spaghetti. Vado ad aggiungere del peperoncino, piselli, qualche germoglio e giusto qualche goccia d'olio a finire il piatto. Ecco qui la mia seppia, piselli e prosciutto. Provateci, alla prossima e buon appetito.